Siamo alla porta d'ingresso del consorzio della Val Tenesi. Alle mie spalle notate un paesaggio bellissimo e un panorama spettacolare, è il lago di Garda. E invece qui stanno però presentando una serie di eventi molto particolari, molto importanti. Tra questi ricordiamo per tutti Profumi di Mosto, che è giunto alla 20ª edizione, quindi è decisamente più che maggiorenne, si avvia una maturità sicuramente bella, positiva, e una serie di altri eventi collaterali, tra cui anche qualcosa che accadrà il 16 di ottobre al Vittoriale. Ma prima di ricordarvi le date che trovate anche nel servizio, quindi il 10 e il 16 ottobre rispettivamente, vorrei anche citare alcuni dati relativi alla vendemmia. È stata una vendemmia che ha sofferto molto la grandinata dello scorso 26 luglio, quindi una vendemmia che si è ridotta come potenzialità del 30% circa, secondo i dati ufficiali. Tuttavia si è incrementata moltissimo la qualità del vendemmiato, per cui possiamo aspettarci dei vini di assoluta qualità destinati al palato dei bresciani. Ma andiamo a sentire direttamente da chi ha organizzato e coordinato tutti gli eventi che cosa accadrà nei prossimi giorni. Una vendemmia particolarmente felice per alcuni aspetti e particolarmente in flessione per altri, ovviamente complice una grandinata del 26 luglio, se ricordo bene. Sì, una vendemmia che ci darà tanta uva di qualità, però poca produzione purtroppo, data anche dalla grandinata appunto di fine luglio, dalla ghiacciata che ha colpito ad aprile, quindi ha bruciato alcuni germogli, però la qualità della nostra uva è sempre altissima, il groppello soprattutto e il tucchi producono molto poco, già naturalmente, perché a noi in Val Tenesi piace fare le cose difficili, e quindi già, però la qualità sarà molto molto buona. Quindi professore, può nascere anche una serie di vini, un tipo di vini che si presta anche a una conservazione? Esatto, la parte acida di freschezza dell'uva proporrà vini che potranno andare comunque molto più negli anni. La stessa cosa appunto come sta succedendo col San Martino, siamo già abituati a berlo qualche annata più vecchia. Con i vini rosa della Val Tenesi ci stiamo abituando adesso grazie a alcuni precursori come appunto Costa Ripa, che è stato il primo tre bicchieri gambero rosso con un'annata più vecchia, e adesso siamo con Pasini, che adesso ha preso i tre bicchieri con 2019, quindi dei vini che possono andare molto longevità, possono avere un grande longevità. Ma nella recentissima pubblicata stamattina classifica dei 50 vigneti più importanti a livello internazionale c'è anche l'Italia al sesto posto con Antinori, ovviamente non stiamo facendo pubblicità ma è un dato di fatto. La cosa che mi ha colpito però è che in questo caso avviene un criterio selettivo che si basa proprio sulla ricerca della qualità, ne parlavamo un attimo fa, e di come viene gestito anche l'accoglienza globale turistica della zona. Quindi è importantissimo quello che state facendo. Sì, considerando che il Lago di Garda, con le 25 milioni di presenze annuali, è il terzo polo turistico d'Italia. Grazie alla viticoltura di alta qualità, come tutto il Lago di Garda, noi in Val Tenesi, San Martino, ma anche lo stesso Lugana, possiamo puntare ad andare ai vertici qualitativi italiani e mondiali in questo momento, grazie a questo. E grazie alla Casa del Vino avremo ancora più accoglienza. Molto bene, perché non dimentichiamo che qua siamo nella sede del Consorzio della Val Tenesi, che non ha bisogno di molte presentazioni, ovviamente specialmente per il pubblico bresciano, ma anche per chi ci segue da fuori provincia con la nostra emittente. Un'altra cosa che mi colpisce, dobbiamo promuovere ovviamente il territorio e i vini meravigliosi che produce, e ci sono gli eventi per questo. Parliamo di Profumi di Mosto, che compie 20 anni, che non sono pochi. Sì, compie 20 anni, è più che maggiorenne, quindi cambia, si adatta e diventa un evento esperienziale vero e proprio. Nelle cantine piccoli gruppi, quindi al massimo 50 persone che gireranno, parleranno direttamente col produttore, vivranno la cantina. Quindi rispetto al passato sarà ancora più intima e porteremo ancora più cultura e quel livello turistico che ci potrebbe alzare ancora di più. Certo. Voi state facendo un'azione di promozione anche fuori dal territorio in questo senso? Esatto. La prossima fuori dal territorio sarà Copenaghen in Danimarca con Gambero Rosso a fine ottobre, ma poi grazie a un rapporto con la Provenza, quindi col SVP provenzale, riusciremo a portare i nostri vini legati al loro nome e portare la qualità dei vini rosa in giro per il mondo, per adesso Germania, Belgio e Olanda. Bellissimo. Quante cantine parteciperanno a Profumi di Mosto? Profumi di Mosto ci saranno in cantina 17, più 10 cantine che ospiteremo qua, quindi in un totale di 27 cantine.
quindi quasi la metà dei produttori parteciperanno a Profumi di Mosto, quindi è una cosa positiva. Sì, un piacere per il palato, soprattutto per il gusto. Esatto, esatto. Ci saranno solo i produttori o avremo anche modo di sentire e gustare le eccellenze territoriali? No, ci saranno appunto eccellenze territoriali come la collaborazione con l'Alpe del Garda, quindi con i nostri formaggi, o con ristoranti che hanno partecipato alla Rosa Valtenesi nelle varie cantine. Su profumidimosto.it ci troveranno tutto il programma con tutti gli abbinamenti. L'appuntamento qual è? Domenica 10 ottobre dalle 10:30, mi raccomando, le prenotazioni dovranno arrivare entro sabato 9 ottobre. E il Green Pass? E il Green Pass naturalmente. Ma ci spostiamo di zona, parliamo di Vittoriale perché c'è anche questo aspetto, una novità molto interessante. Il 16, quindi il sabato successivo Profumi di Mosto, sarà questo grande evento al Vittoriale dove ne saremo partner con il nostro vino, appunto il Rosa del Vittoriale, prodotto con delle uve prodotte all'interno del Parco Nazionale. E ci sarà questa grande celebrazione di annunzio dove potrete assaggiare quindi anche il nostro vino. Nel simbolo dell'immaginifico togliamo ogni dubbio e assaggiamo qualcosa di valido. Esatto, perché niente è più importante del superfluo, quindi ci siamo. Esattamente, noi ci saremo, il vino però fa bene anche se a piccole dosi, gestito bene, bere bene, è importante, una raccomandazione anche a chi ci segue, giovane, che di solito... Esatto, noi per appunto questa cosa di Profumi di Mosto così esperienziale portiamo avanti il principio di bere bene, bere sano e bere consapevole.